riguarda mai il film che hai fatto? Cioè, adesso avendo dei figli, forse è anche giusto che loro scoprano il grande talento del padre. No, non li rivedo e non ho obbligo i miei figli a vederli. Vabbè, ma magari loro li... forse hanno visto Scialla, perché li riguarda. Poi sì, forse li vedranno. Adesso sono incuriositi da Marrakesh, mi hanno chiesto di vedere Marrakesh, ma se loro non mi chiedono io non obbligo. Non ho mai... Tra obbligare e suggerire però ci sono tante... O dire, ma neanche suggerire, cioè io diffido del figlio dell'ingegnere che fa l'ingegnere. C'è un grande caso di Vera Vergani, che è stata una grande diva degli anni 30, la figlia è Vera Pescarolo, che è andata all'Accademia e non sapeva, i portini gli facevano i complimenti perché la madre era una grande attrice, lei non lo sapeva, e tornava, ha detto, ma tu che lavoro facevi quando prima che io nascevo? Sì. Beh, lì era proprio a livello, proprio, cioè, perché tutti quanti la trattavano, salutami la mamma, così, ma lei non, perché la madre poi aveva sepolto tutte le cose, cioè, addirittura distrutto tutto quanto. No, io non... Vabbè, oggi con internet è impossibile, oggi sarebbe una cosa manicale, insomma. E come poi riesce a conciliare la vita professionale con quella familiare, visto che appunto poi si viaggia tanto, c'è tutta sotto le tourne teatrali? Insomma, questa è una cosa che si trova giorno per giorno, non c'è una regola, secondo me. Ci si deve impegnare, non è facile, proprio perché poi questo nostro strano mestiere lo si può fare solo se lo si fa diventare la propria vita. Quindi pretendere o avere addirittura la presunzione di avere anche una vita vera è arduo, bisogna fortemente volerlo, però nel momento in cui lo si vuole ci si deve impegnare. Ma tu quando hai deciso di fare la tua? Quando hai capito che questa è la tua vita? No, no, ho deciso, è avvenuto. Io studiavo medicina al primo anno e stavo studiando anatomia 1 con la radio accesa. E in questo programma intervistavano un ex allievo della scuola del piccolo che raccontava quello che succedeva in questa scuola. Beh, io chiudere il Bairati, famoso libro di anatomia, finire di ascoltare l'intervista e andare in corso Magenta 93, dove veniva indicata questa scuola del piccolo, che io non sapevo neanche che esistesse, a prendere il bando per fare l'esame, è stato tutt'uno. Mia madre mi guardava con due occhi così, infatti, perché io avrei dovuto fare il dentista. Invece le ho spiegato, ha capito, capito, mi ha addirittura aiutato a preparare il monologhetto che volevo portare. E poi mi hanno preso e io non l'ho neanche finita quella scuola. Io dopo 2 anni ho cominciato a lavorare. Io ho cominciato a lavorare a 21 anni. E già allora a scuola mi dicevano, guarda, bisogna aspettare almeno 10 anni per capire un attore di che pasta è fatto. Tardempo diceva che questa professione è difficile solo nei primi 30 anni. Ed è vero, ed è vero. Cioè ce ne vogliono 10 per capire di che pasta sei fatto. E poi ce ne vogliono 20 per confermare quella pasta. Io adesso ne ho 65 e voi sapete che sono un bravo attore. Ma... Bene, ce l'ha voluto per farvelo capire. Bene.